Sì, continuiamo a parlare di Dakar 2017, siamo qui allo stand Husqvarna. Che cosa farà Jacopo Ceruti questa sera a Dakar? Nel senso di team. Allora, esatto, nel senso di team sarò col team MRG di Praga, un team ceco, e quindi sempre con moto Husqvarna come quest'anno. È un'esperienza nuova perché loro sono un team nella Dakar da 4 anni, ma comunque stanno facendo esperienza adesso con dei piloti, diciamo, da primi 20. E loro hanno molta voglia di fare, io altrettanta, quindi spero che vada tutto bene, siamo molto motivati. Quanti sarete? Saremo io, Milan Engel, che è il mio compagno di team con le moto, e poi ci sarà un altro pilota di quote, quindi in totale saremo in 3, ma 2 moto. Ok, quanti meccanici? 3 meccanici, più il team manager, più la macchina, la press car per i giornalisti del team, e siamo messi bene. Tu sei poi anche messo bene a livello di allenamento, vieni da una bella vittoria nel Motorelli. Sì, una buona annata. Ho continuato la mia annata dello scorso anno vincendo anche quest'anno. Esatto, e il tuo obiettivo, sai che devi migliorare. Sì, l'obiettivo sarebbe bello migliorare, però sai anche tu quanto è difficile e imprevedibile quella gara lì, quindi io punto a allenarmi meglio dello scorso anno e cercando di colmare le lacune che ho potevo avere lo scorso anno. E poi vediamo, comunque punto a finirla, appunto come l'anno scorso che ho puntato a finirla e poi è andata bene, quindi per scaramanzia io punto ancora a finirla. Senti, Botturi ci ha detto che se veramente ci sarà più navigazione come promettono, lui è felicissimo. Questo sì, vale anche sicuramente per te, questo vale anche per me. Dipende da che navigazione, è chiaro, se fanno tanta navigazione col cap, noi che almeno io personalmente che ho corso poco, soprattutto sia in generale sia soprattutto quest'anno nelle col cap, quindi nelle gare di desertiche, mi troverò un po' più in difficoltà, però se sarà una navigazione più da road, quindi strade, stradine, cambi di direzione, io sono molto più felice, perché lo scorso anno la prima settimana era una gara di enduro veloce, molto comunque dura, difficile, però a livello di navigazione sembrava più pensiero. Tranquillizziamo i tuoi fans, braccia, schiena, tutto a posto? Sono a posto, sì, ringrazio il dottor Borelli che mi ha operato prontamente quando mi ero infortunato e sono pronto, sono sotto allenamenti, poi penseremo dopo la Dakar a togliere le placche, le viti. Ottimo, grazie, ciao Jacopo.